Eccomi qui in questo nuovo video. Oggi voglio fare un video totalmente diverso dal solito. Volevo fare un trekking urbano, quindi non mi trovo in montagna. Oggi sono in città, ma dove sono? Guardate qui alle mie spalle dove mi trovo. Sì, oggi il mio giro qui parte qui dalla Piazza del Duomo e voglio arrivare sempre a piedi, costeggiando il Naviglio. Voglio arrivare fino alla Certosa di Pavia. È un percorso di 27 km con un tempo totale di 5 ore e 30 minuti. Questi sono i dati che ho tirato giù da Google Maps. Quindi niente, parto adesso di qui. Partiamo perché sono qui in compagnia con Michele. Eccolo qua. Michi, sei pronto? Buongiorno, siamo pronti per andare. È pronto, Michi? Un'avventura. È pronto, quindi parto adesso qui dal Duomo di Milano. Prima tappa è la Darsena e poi dalla Darsena avremo lì il Naviglio che andremo a costeggiare per tutto il nostro percorso fino ad arrivare quasi alla Certosa di Pavia. Quindi dai, nuovo video e vediamo, speriamo di portare un video diverso. Siamo partiti, adesso stiamo andando in via Marconi, dove poi ci porterà alla Darsena. Lasciamo qui le spalle Piazza Duomo, eccola qui dietro qui, e si prosegue giù di qui, in mezzo al traffico. Adesso siamo arrivati qui in via Carrobbio, guardate qua, e prendiamo la strada giù di qui che è Porta, mi sembra che è, sì, corso di Porta Ticinese. Penso che non mancherà tantissimo ad arrivare alla Darsena. Siamo arrivati adesso qui alla Darsena, eccola qui la Darsena, e adesso da qui è una passeggiata, nel senso, no, attenzione, una passeggiata gran parola, perché ci mancano sempre i famosi, adesso non so quanti chilometri mancano sempre un 26 chilometri da alla Certosa di Pavia, però adesso so che bisogna costeggiare tutto il Naviglio, questo qui bisogna costeggiare, quindi non si può, diciamo, sbagliare la strada. Adesso da qui dalla Darsena, quindi lasciamo qui la Darsena, si prende di qua e prendiamo Alzaia Naviglio Pavese, quindi si prosegue giù di qui e si costeggerà il Naviglio, ma adesso ve lo farò vedere bene. Cioè, guardate cosa hanno tirato fuori qui dal Naviglio. Madonna, come sono conciate. Povere biciclette a noleggio. E loro non ci sono più, hanno abbandonato. E questo qui è il Naviglio che adesso noi costeggeremo fino ad arrivare alla Certosa. Guardate cosa c'è qui. Questa qui è la conchetta, in pratica, dove per far passare le imbarcazioni. E l'imbarcazione entra dentro, la faccio vedere. Entra dentro, chiudendo le paratie da un lato all'altro, butto all'acqua da... Aprono questa, il livello di acqua si alza. E poi l'imbarcazione poteva andare giù di là. Man mano che si esce, le abitazioni cominciano a cambiare. Non siamo più in città, ma ci stiamo prestando ad arrivare al di fuori di Milano. Bella, la giornata oggi è bella, per fortuna, il sole. In questo periodo avete notato che sto pubblicando pochi video, ma non, il tempo veramente in questo periodo non sta dando tregua, piove sempre. Ne ho approfittato questa settimana perché veramente... Ho visto che era una bellissima giornata, ho detto se non approfitto a fare un video oggi, dovrei riuscire a fare questo video qui e poi volevo fare un altro video per il 2019 che è quello della chiusura, quindi spero che per le feste di Natale riuscire a trovare tempo bello e riuscire a fare l'ultimo video per il 2019. Adesso possiamo dirlo, stiamo uscendo fuori Milano, quello è il cartello. E da qui già si incomincia a intravedere Milano Fiori, che è là in mezzo lì. Altro paesino passato, abbiamo passato adesso a Sago, stiamo uscendo e stiamo entrando dentro a Rozzano. Siamo già a 10 km, ecco il cartello lì di Rozzano. Per adesso le fatiche non si fanno sentire. La differenza fra la montagna è un giro così, è che quando sei in montagna magari ti fermi qualche secondo per prendere fiato. Qua invece è tutta una tirata unica, però a noi piace così. Non è vero Michelino che piace così? Bisogna sempre andare avanti, ragazzi. La strada è lì e bisogna proseguire.
l'obiettivo. È lunga, 27 chilometri. No, beh, no, meno. Beh, adesso meno, però il tragitto totale sono 27 km. Pensa che hai lasciato alle spalle gli altri chilometri. Ok, abbiamo lasciato gli altri chilometri. Andiamo, andiamo, ce ne mancano soltanto 17. Siamo arrivati, altra paratia, guardate qui. Ma qui abbiamo anche il genio civile, che è quella della struttura, che gestiva l'apertura e la chiusura di queste paratie qui, queste qui. Perché vi giro, le faccio vedere. Queste qui. Pian pianino, so che volete qualche parte, le stanno sistemando, quindi diciamo che pian pianino andranno a sistemare tutto questo naviglio che arriverà fino a Pavia, speriamo. Siamo arrivati a Binasco e adesso abbiamo deciso di fermarci a mangiare qualcosina. Mangeremo porcherie, lo so, però qui in giro non è che abbiamo troppa scelta. Qui abbiamo, lì c'è un McDonald's. Michele, come siamo messi? Tutto a posto, ragazzi, adesso si va a mangiare ancora meglio. Abbiamo fatto, fino ad arrivare a Binasco, 19 km e adesso dai, fermiamoci a mangiare. Mangiato, abbiamo mangiato. Michelino, è contento? Sì, sì, proprio andata bene. Adesso che ho mangiato, si ragiona. Sei contento di questo McDonald's? Beh, se c'era magari, che ne so, la polenta come le altre volte. Non siamo in montagna. Il problema è che qui non siamo in montagna e quindi niente polenta. Ci accontentiamo quello che troviamo. Michele, il cartello diceva 2 chilometri. Sì, ma questi 2 chilometri, l'altra volta dicevano 4, adesso 2. Gli ultimi chilometri sono veramente tremendi, che dici? Io non vorrei che ha messo le gambe la certosa. Diciamo che questi ultimi chilometri, 4 chilometri, sulle gambe cominciano a farsi sentire. C'è anche da dire che il sole è lì per lì, che sta andando, ci sta salutando. Anche perché, che ore sono? Sono quasi le 4, manca 10. Alle 4, alle 16, e quindi dobbiamo anche muoverci perché sennò poi diventa buio e casino. Anche perché volevo usare il mio accessorio, anzi il suo accessorio. Io, ragazzi. E dopo 7 ore siamo arrivati qui alla Certosa di Pavia, eccola qui ragazzi. E adesso, vi ricordate, avevo detto che volevo far vedere un accessorio? Adesso ve lo faccio vedere, lo preparo e ve lo faccio vedere. Eccolo qui, il nuovo accessorio che Michelino ha comprato per il canale e per lui. Il Mavic Mini promette bene. Anche questo video finisce qui, come sempre ti ricordo, se ancora non l'hai fatto, di iscriverti al canale, lascia un commento, attiva la campanellina, ma soprattutto spolliciate. Ciao e al prossimo video!